Bentornati al TG della disinfestazione, a questa playlist domande e risposte nella quale voi sottoponete i vostri quesiti, le vostre curiosità sul mondo degli insetti infestanti e io cerco di darvi le risposte, spero, nella maniera più esauriente e più semplice possibile. La seconda domanda è come sbarazzarsi delle formiche. Facciamo un passo indietro. Abbiamo detto, per rispondere al primo quesito, che la regina è fondamentale per lo sviluppo della colonia. Beh, questo lo dobbiamo tenere assolutamente presente anche se vogliamo eliminare una colonia di formiche, perché fino a che non arriveremo alla regina, l'unica in grado di riprodursi, non riusciremo mai a eliminare del tutto la colonia. Per cui capite bene che eliminare esemplari di formiche che troviamo a contatto con uno spray, un insetticida, un liquido o con qualsiasi altro strumento o metodo che vi venga in mente non è efficace per l'eliminazione definitiva della colonia. Quello che dobbiamo fare invece è dargli un prodotto esca, un gel alimentare che possiamo somministrare sotto forma di piccole gocce che le formiche prenderanno, porteranno all'interno del nido in modo da autodistruggere la colonia. Infatti all'interno della colonia stessa ci sono degli esemplari chiamati carriers, trasportatori, che hanno proprio la funzione di assaggiare il cibo e trasferirlo all'interno del nido. Dandogli questo prodotto, che per loro è avvelenato anche se completamente ecologico per noi, riusciremo a raggiungere il risultato finale, cioè sbarazzarci delle formiche. Che altro aggiungere? Se avete qualche altra curiosità che magari non è stata soddisfatta in questo video, la sezione commenti è fatta apposta per lasciare tutte le vostre domande e magari vi risponderemo lì o faremo un video dedicato per questo. Se invece avete un'infestazione o sospettate di avere un'infestazione di cimici diletti in casa, contattate il numero verde 800-92-6162 o inviate una mail a info@gli-specialisti-della-disinfestazione.com. E ricordatevi che siamo sempre al vostro fianco per problemi di insetti infestanti. Alla prossima!